Mamma mia, Pier Giorgio is a great storyteller, and today he will share with us a real life view of The Godfather, talking about the worst mistake of the mafia strategy in the 90s, which helped us to fight against them and had a great positive impact on our everyday life. You ready? Let's go! Ciao Pier Giorgio, è bellissimo averti qui nuovamente. Oggi ti ricordo, ci avevi promesso e ci avessi regalato quest'altro momento per raccontarci la tua storia della lotta alla mafia degli anni 90. Giusto come breve riferimento, ricordiamo che Pier Giorgio è, oltre ad essere un caro amico, secondo me una delle voci più autorevoli per poter narrare di mafia, essendo uno scrittore italiano e avendo lavorato una decina d'anni, 10-15 anni, giusto Pier Giorgio, una decina d'anni all'antimafia e oggi è tutt'oggi ovviamente in piena attività, è vicequestore della Polizia di Stato a Palermo. Quindi grazie ancora Pier Giorgio, riprendiamo la nostra narrazione dall'inizio degli anni 90. Io in realtà ti chiederei di riprenderla da un personaggio che a mia conoscenza è stato anche lui uno spartiacque tra il primo e il dopo, Tommaso Buscetta, il primo pentito di mafia. Pier Francesco Favino ha fatto un film molto interessante l'anno scorso, che insomma ho trovato molto bello. Cosa ci racconti su Tommaso Buscetta e poi sugli anni 90 e sulla lotta alla mafia? Sì, Dario. Intanto grazie ancora una volta per avermi coinvolto in questa bella avventura, quindi ti ringrazio e ringrazio la gente che avrà la pazienza di ascoltarci, se mai ce ne sarà qualcuno interessato a cose che diciamo, ma soprattutto ti ringrazio perché abbiamo la possibilità di parlare di un tema assai importante in maniera non convenzionale, quindi senza infingimenti, senza retoriche, appunto. Siamo tu a casa tua, io a casa mia e stiamo chiacchierando come i vecchi amici che siamo. E credo che questo possa dare un po' di autenticità e un pizzico di glam al nostro racconto. Allora, sicuramente noi dobbiamo appunto fare questo tipo di ragionamento che la lotta alla mafia ha, come tutte le cose, un prima e un dopo. Il prima è determinato dal fatto che non c'è una normativa che riconosca il reato di associazione mafiosa. Quindi, se non c'è una normativa che riconosce il reato di associazione mafiosa, il reato non esiste neanche nella società, no? E quindi era il tentativo di certa, diciamo così, energie votate alla disinformazione di dire che la mafia non esiste, che se si ammazzano è un problema loro e nient'altro. E che se anche uccidono un poliziotto o un magistrato, beh, se fa il poliziotto o il magistrato, ci sta che tu possa essere ucciso. Ma le cose non stanno così. Le cose sono molto, molto diverse. Quindi il primo momento è quando viene riconosciuta la mafia come reato. Poi c'è un problema di interpretazione del fenomeno delinquenziale, che non è un semplice fenomeno criminale, cioè non è soltanto omicidi, rapine, traffico di stupefacenti e edilizia. Innanzitutto è un fenomeno culturale, è come dire, si sviluppa perché c'è una base culturale antica, proprio antropologica, profonda, che è terreno di coltura di questo del pensiero mafioso, che ha radici antichissime, che possiamo far rintracciare nel fatto che la Sicilia è sempre stata terra di conquista e che quindi non abbiamo mai avuto uno stato a cui rivolgersi. Infatti, i mafiosi parlano della loro associazione non come mafia, ma loro la chiamano Cosa Nostra. Che è una cosa molto importante, perché Cosa Nostra significa appunto Cosa Nostra, cioè una cosa che riguarda noi, la gente del quartiere, non ha nulla a che fare con il brigadiere o con il giudice, è una roba che ci giochiamo noi. Beh, potrei raccontare un episodio che ci dà l'idea del significato della parola Cosa Nostra, se sei d'accordo, ma sarò velocissimo, cercherò di Assolutamente, essere sì. più veloce possibile. Tanti anni fa facevamo un'indagine per la cattura di un importante latitante e avevamo delle microspie dentro diciamo, un negozio dove si riunivano le persone che
favorivano la latitanza di questo latitante. Ed era il centro un po' della, come dire, era l'ufficio di quei mafiosi lì. Un giorno succede che fanno una rapina a un benzinaio là del quartiere. Allora il benzinaio, invece di andare dai carabinieri, va dal mafioso e dice: "Senta un po', ma come funziona quella cosa? Io pago il pizzo." Sai, il pizzo si paga per non essere rapinati. Io pago il pizzo. E mi fanno la rapina, ma soprattutto la rapina me la fa uno del quartiere perché lui riconosce uno dei rapinatori. E io si va a lamentare, giustamente nella sua Certo. ottica. Allora il mafioso si mette subito, dice: "Non ti preoccupare, me la sbrigo io." E si scopre che uno dei rapinatori è un ragazzo, figlio, l'ultimo figlio di una schiatta di almeno 10-12 figli, il cui fratello maggiore negli anni 70 era stato ucciso per una rapina. Cioè, aveva fatto una rapina a uno che non doveva fare e fu ucciso per punizione. Quindi questo ragazzo scappa, diciamo, si dà latitante, cioè abbiamo i mafiosi che lo cercano e noi che lo cerchiamo per sottrarlo ai mafiosi, no? Noi capiamo che questi si mettono in caccia per rintracciarlo, noi cerchiamo di rintracciarlo a nostra volta per Prima sottrarlo a di loro. loro. Succedono tutta una serie di cose. A un certo punto la mamma di questo ragazzo, una signora già abbastanza avanti con l'età, si presenta nel negozio di questo tizio, del mafioso. Allora lui fa: "Cioè, signora, cioè, allora che dobbiamo fare?" Allora lui dice: "Signora, io so che voi state cercando mio figlio, cioè, perché forse ha fatto qualcosa di sbagliato, cioè, ma io a mio figlio qui non lo porto, cioè, perché io già ho pianto per la morte di un figlio." Allora il mafioso gli dice: "Signora, cioè, suo figlio ha fatto una cosa che non doveva fare, ci cioè, gli va a fare la rapina nel quartiere a uno dei nostri, quindi non tanto la rapina, quanto la rapina del quartiere a uno della cosa. Cioè, non si fanno queste cose, cioè, perché poi la gente viene a cercare me. Cioè, questa, gli fa la signora, è cosa nostra. Ce la dobbiamo giocare noi, i carabinieri, non c'entrano niente." Insomma, succedono delle cose, in qualche misura si fa la paciata, no? Quindi viene perdonato questo. La cosa importante non è l'epilogo del discorso, per fortuna questo non viene ucciso, verranno poi tutti arrestati, tanto quello che ha fatto la rapina, quanto quello che è il mafioso e il latitante pure. Cioè, ma Volevate tutti la sotto. cosa importante è questa: quando lui dice "signora, è cosa nostra", Cosa nostra. dal punto di vista culturale è formidabile. C'è un mondo in cui le questioni si regolano così. Ok? Hanno un loro codice, hanno un loro sistema di lettura. C'è. Si sale di Voi livello, c'è gli istituzioni non c'entrate niente. appalti, no? Ci sono i soldi della ricostruzione di Palermo dopo la guerra mondiale, gli appalti truccati, le tangenti, la ricostruzione delle strade, eccetera, eccetera. Si sale il traffico di stupefacenti, ma culturalmente è quello, cosa nostra. È una cosa che riguarda noi e nessun altro. Entrare dentro questo mondo è difficilissimo. Oggi abbiamo tutta una serie di strumenti tecnologici, le microspie, i telefoni, le telecamere, allora raggi infrarossi, la possibilità di mettersi a 2 chilometri e vedere che succede, come se fossimo là davanti. Ma negli anni 80, negli anni Non 70-80, c'è, certo. non c'era bisogno di una chiave di interpretazione del reale. E questa chiave di lettura la fornisce Tommaso Buscetta. Quando, anche lì la storia è formidabile, quella di Tommaso Buscetta, che non era un capo, lui non è mai stato un capofamiglia, un capoclan, lui era un soldato, un uomo, diciamo, della truppa, chiamiamolo così, però aveva grande carisma, era cresciuto dentro il mondo mafioso, pur non essendo una famiglia di mafiosi, perché la famiglia di Tommaso Buscetta non è una famiglia di criminali, per niente, è una famiglia di imprenditori, diciamo, seri, di vetrai, il papà Buscetta, ma lo stesso Tommaso e il fratello Vincenzo, che poi viene ucciso, una famiglia di vetrai molto brava e molto importante a Palermo, che non nulla a che vedere con Cosa Nostra. È proprio lui che prende una strada, forse assetato di avventura, non so che cosa. Insomma, Tommaso Buscetta, quando, dopo tutta una serie di vicissitudini, sono ben raccontate nel film Il traditore di Bellocchio, interpretato da Favino, viene arrestato, non ha più via di scampo e decide di vendicarsi, no? Ah, si vendica
di tutti i morti ammazzati, appunto il genere di cui ho raccontato, e dà a Giovanni Falcone le chiavi di interpretazione del fenomeno mafioso. Lui spiega come funziona Cosa Nostra, spiega quali sono le leggi che regolano Cosa Nostra e quindi permette appunto a Giovanni Falcone di applicare finalmente il metodo investigativo giusto, di trovare le norme giuste che gli permettono di istruire il più grande processo fatto a Cosa Nostra, che è appunto il maxi processo che inizia sul fine dell'85-86. Sono... 86, sì. Comunque siamo lì. Perché è importante la storia di Tommaso Buscetta? Primo perché dà appunto a Falcone, Borsellino, diciamo al pool antimafia, le chiavi di interpretazione del fenomeno mafioso. Ma la sua vicenda è strettamente, quindi il maxi processo, è strettamente legata alle stragi di Falcone e Borsellino del 92. Che vengono fatte le stragi sicuramente perché Falcone e Borsellino erano i... Dal punto di vista investigativo, due spine nel fianco belle grosse per l'organizzazione mafiosa, no? Perché avevano capito come si indaga, come costruire un processo. E sono quelli che hanno istruito appunto il processo, il maxi processo, che nel 92 diventa definitivo. Le condanne vengono, diciamo, passano i 3 gradi di giudizio e si arriva in Cassazione e Ecco, vengono. quindi non è un caso, è il 92 l'anno in Perché cui... sino a quel momento c'era stato il tentativo di uccisione di Giovanni Falcone nell'89, l'attentato alla Daura, sicuramente erano nel mirino, anche Borsellino, i collaboratori di giustizia raccontano che più di un'occasione avevano provato ad ucciderlo, non ce l'hanno riusciti perché per tutta una serie di questioni. Borsellino aveva l'abitudine, ma sul fine degli anni Ottanta, di andare a comprare il giornale, cioè ritornava a casa la mattina, la domenica mattina, andava a comprare il giornale all'edicola, si andava a comprare sigaretta al tabaccaio lì sotto casa sua. E c'erano dei killer che erano appostati per beccarlo, ma non riuscirono a beccarlo. Cioè, nel momento in cui lui uscì di casa, usciti dal loro rifugio, ma lui era già tornato a casa. Comunque, quando il giudizio del maxi processo nel 92 diventa definitivo, e quindi Cosa Nostra prende la mazzata colossale che la azzoppa, e soprattutto perde di credibilità nei confronti dei suoi sodali, ai quali ha promesso di aggiustare i processi, ha promesso di risolvere il problema, eccetera, eccetera, decidono di chiudere i conti. Prima c'è l'omicidio di Lima, che è il referente politico dell'associazione, a marzo del 92, poi a maggio Falcone e a luglio Borsellino. E quello è veramente lo spartiacque. Ed è uno spartiacque giudiziario, storico, ma anche e soprattutto culturale. Perché? Il 23 maggio, quando viene ucciso Falcone, viene ucciso sull'autostrada che collega Palermo a Punta Raisi, ok? Che è la zona dei villini, è la zona di villeggiatura dei palermitani. Cioè, mettiamola così, metà dei palermitani hanno un villino in zona Punta Raisi, l'altra metà ha un amico, un parente, un cugino, quindi ha una buona scusa per essere il 23 maggio di sabato in quel preciso istante lì, sull'autostrada, no? Ci siamo? Se Assolutamente fai sì. saltare in aria, quando salta in aria un pezzo di autostrada, l'attentato non è soltanto nei confronti di Giovanni Falcone, ma nei confronti di tutti quei palermitani che hanno il villino e l'altra metà dei palermitani che c'è un amico che c'è il villino da quella parte lì. Io c'ho il No, villino lì. è molto più grande lo schiaffo rispetto a quello che hai ricevuto tu. Tu hai ricevuto lo schiaffo e hanno ucciso il papà del tuo amico. Lì il rischio lo abbiamo sentito tutti, non era solo dell'amichetto, dei compagni di classe. Quello è un attentato contro Falcone, sicuramente, contro le istituzioni, sicuramente, ma è anche un attentato contro la città di Palermo. E in quel momento, anche a quelli che sono passati, cioè abbiamo iniziato il nostro ragionamento, abbiamo detto che già dal 1980 comincia la rincorsa al pensiero antimafioso,
diciamo così, anche quelli che erano piccoli, quelli che non gliene fregava niente, quelli che Sì. vabbè, comunque un problema loro, quando accidenti ti fanno saltare in aria l'autostrada, è un problema che riguarda tutti. Io ricordo molto bene i funerali di Falcone a Piazza San Domenico, a Palermo. Io ormai universitario prossimo alla laurea, quell'anno sono partito militare proprio ad ottobre del 92 e l'anno successivo sono entrato in polizia. Ricordo la folla dei palermitani, non c'eravamo soltanto noi, io, tu Sì. e quelli che la pensavano in un certo modo già da prima, ma c'era tutta Palermo lì, che si indignò, si incazzò, scusando l'espressione, per quello che era successo. E poi Borsellino, 57 giorni dopo, 56 giorni dopo, salta in aria un pezzo di città. Quello era il primo, è stato un attentato a una delle arterie che portano in città, l'altro è nel cuore della Della città, città. dentro la città. È proprio guerra dichiarata A tutti. a tutti, capito? Allora io capisco che nella mente diciamo, di Totò Riina c'era una forte componente simbolica, come dire, noi arriviamo dove vogliamo, no? È un'azione di forza totale, che però gli si rivolta contro, perché viene meno proprio quell'humus del quale in qualche misura Cosa Nostra si è sempre Il cibato. più Ed grande errore della però, strategia di Cosa Nostra da quel sì, momento. è come per le Brigate Rosse il sequestro Moro, per certi versi. Perdono il consenso, cioè i mafiosi di fatto perdono il consenso, o meglio, non è che noi dessimo un consenso, però anche solo il silenzio o quella sensazione che io descrivo come ovattata. In effetti non faceva alcuna azione, rimanevamo tutti silenti. A quel punto, boh, cioè diventa una. Così. E quindi nasce quella che viene chiamata poi la Primavera di Palermo, il Comitato delle Lenzuoli, la Rete, un'esperienza anche politica, questa volta sì, che chiude i conti col passato. Addio Pizzo nasce Questo proprio è lì. un po' più avanti, comunque è la fine delle ideologie, tra l'altro coincide, quegli anni sono la fine delle ideologie, il crollo la caduta del muro di Berlino, l'89, diciamo, novembre dell'89, quindi non c'è più un est, un ovest, cambia tutto, la Democrazia Cristiana crolla, sempre più si affacciano nuove forze politiche, insomma sono anni di grande importanza e danno lo slancio per la rincorsa finale. Nel frattempo, tutta una generazione di persone che era andata al liceo nel 1980, è stata diplomata nell'85, si laurea negli anni 90, entra in polizia, diventa magistrato, fa il giornalista, fa un sacco di cose e quindi, grazie agli strumenti investigativi che erano stati inventati precedentemente da Falcone, Borsellino, Cassarà, Montana e gli altri, uniti a risorse tecnologiche decisamente migliori, a dei ragazzi che avevano, io ricordo che quando arrivai alla squadra mobile avevo 26 anni, il fatto di essere entrato nel tempio della lotta alla mafia, io raccoglievo i giornali, raccoglievo le interviste, le storie di quei poliziotti lì e di aver lavorato con gente che aveva lavorato con Montana e con Cassarà, sono stati in squadra con quelli più anziani di me che si ricordavano bene, erano della squadra di Cassarà. Avevano pianto i morti, avevano sofferto. Per me fu un'esperienza meravigliosa dal punto di vista professionale, culturale e tutto, veramente, veramente. Cioè, io pensavo di fare due cose nella vita: di fare lo scrittore, ho sempre amato la letteratura, sempre amato il racconto, scrivere sin da quando avevo 15 anni. E il poliziotto, e testimoniare la mia passione civile facendo il poliziotto, la consacrazione di un. Sei riuscito. Ma e quindi in termini, ritornando un po' alle tempistiche, quindi 92, succedono tutte queste cose.
grande errore della strategia, grande errore dei mafiosi. Quando inquadri e cosa inquadra realmente quello è l'inizio del declino. Quando avviene il declino vero? Quando è che, perché Rina quando è stato È stato arrestato nel arrestato. 95, è stato arrestato nel 95, quindi prossimo ai fatti. E diciamo per tutti gli anni 90 e gran parte degli anni 2000, Cosa Nostra era potentissima ancora, era fortissima, però c'erano degli strumenti legislativi ancora non perfetti, perché ancora qualcosa manca probabilmente, però c'era tutta una metodologia di lavoro, strumenti investigativi, normative, una classe di dirigenti, di poliziotti e di magistrati, ma poi una società civile completamente diversa, no? Anche in questa è cambiata la società civile. C'erano i ragazzi come te che avevano 19 anni, entravano all'università, che non erano neanche più figli di un certo tipo di condizionamento, che vuoi non vuoi, quelli che i nostri genitori, se non i nostri proprio, ma i C'era una forma di accettazione, dire vabbè, genitori, dai. sì, insomma, diciamo, anche quando, capito? Cioè, è nello stato delle cose, non so come dirlo. Beh, Già ti io avrei dato racconto sempre un esempio. Facciamo un esempio, guarda, Dario, facciamo un esempio. Attraversiamo la Palermo, partiamo dal centro storico, arriviamo verso la periferia, diciamo, nuova di Viale Strasburgo, e attraversiamo la città. Vediamo una città meravigliosa, no? Centro storico, palazzi nobiliari fantastici, il centro storico più ricco e più grande d'Europa, no? La cattedrale, le chiese, i palazzi nobiliari e quant'altro. Tutto negli anni 50, 60, 70, tutto abbandonato a favore di una edilizia orribile, di palazzoni anonimi, casermoni in cemento armato che cadono a pezzi nella Palermo, diciamo, nuova. E quella generazione di trentenni, allora, quelli che avevano 30 anni, io lo dico sempre a Mamma mia. quei generi, ma voi che avevate 30 anni nel 1965-66 e così via, e costruivano Viale Strasburgo, costruivano i palazzoni in cemento armato orribili, violentando Non vi la città, indignavate. non vi indignavate, e la città, no, capisci? Cioè, cambiano le cose. È chiaro che è un processo lunghissimo, questo qui, doloroso, difficile da raggiungere, che ha richiesto 40 anni per svilupparsi pienamente. Oggi Cosa Nostra, io non ho più gli strumenti investigativi per dirti qual è lo stato di salute dell'associazione mafiosa a oggi, diciamo così. Certo, è molto meno potente di quanto non fosse negli anni 90, assolutamente operativa, ritengo, in modo completamente diverso da allora, immagino. Però io da un po' che ormai sono fuori dal mondo delle investigazioni, quindi non ho, diciamo, le informazioni precise. E sono cambiate le cose, anche loro. Antropologicamente e ontologicamente saranno cambiati, già cambiati soltanto noi, no? Quindi Quindi potresti dire che comunque cioè è stata un successo la lotta alla mafia, quella lotta alla mafia di quegli anni lì. sì, se tu pensi che quando viene arrestato Provenzano nel 2006 e poi nel 2008 vengono arrestati Lo Piccolo, padre e figlio, e Nino Rotolo. Allora si diceva, diciamo, io ricordo l'intervista di Grasso che diceva che in quel momento diciamo, il direttorio di Cosa Nostra era composto da Provenzano, Del Rotolo, da Nino Rotolo e da Lo Piccolo, che sono finiti tutti e tre in galera. Quindi, in qualche modo, allora disse Grasso, il direttorio è stato scompaginato. Rimane Matteo Messina Denaro, che però è espressione di una mafia. Sì, legata ai corleonesi, di Totò Riina, ma è una mafia del Trapanese e quindi anche con caratteristiche diverse rispetto alla nostra. Quindi sicuramente è stata fortemente debilitata, l'associazione mafiosa. Su questo, mi sento
leggendo i giornali, diciamo così, mi sento di poterlo. E quella primavera invece culturale, la primavera di Palermo di fine anni 90, oggi dov'è? Cioè i ragazzi, oggi dove sono? Che tipo di cosa si. E guarda, Palermo ha una straordinaria capacità di indignarsi, no? Di ribellarsi alle angherie, come abbiamo detto nel 1992, e altrettanto anche la capacità di dimenticare le cose. Si dice, le lenzuola furono appese alle finestre, nel frattempo si sono macchiate di idrocarburi, però poi per fortuna c'è la nuova esperienza di addio pizzo, che è una forma di. Allora, se negli anni Ottanta c'è il coordinamento studenti medi, no? Che era fortemente politicizzato a sinistra, di Democrazia Proletaria, il FIGC, eccetera, eccetera, oggi abbiamo un movimento antimafia, culturale e politico che ha dei connotati completamente diversi, che usa gli strumenti dei social, della dell'organizzazione dei viaggi no pizzo. Come fa appunto i mercati solidari, la rete di solidarietà dei commercianti che decidono di non pagare più il pizzo. Il fatto che l'esazione del pizzo sia di molto ridotta rispetto a quanto era negli anni 80-90 dà il senso del fatto per cui Cosa Nostra non ha meno controllo del territorio di quanto avesse prima, perché poi l'esazione del pizzo non è tanto il guadagno, diciamo, imponente, perché sì, sicuramente è una voce in entrata importante, ma non la più importante per l'associazione mafiosa. La voce più importante in entrata è quella del controllo del territorio che avevano in quegli anni. Se tutti Certo. pagano il pizzo, io lo raccontavo un attimo fa con il benzinaio che paga il pizzo e se ne va dal mafioso. Il Sono io fatto il che capo, sì. molti meno paghino il pizzo, che sia, diciamo, loro stessi abbiano capito che non era conveniente, è una cosa importante, vuol dire che c'è meno controllo, posso immaginare, del territorio, si preferiscono altre forme di, diciamo così, di impresa mafiosa, che saranno gli stupefacenti o qualcosa del genere. Sì, no, devo dire che ora io mi sono trasferito, sono andato via da Palermo nel 2006 e in effetti apprendo cose interessantissime, comunque una situazione socioculturale ben diversa e quindi come hai descritto tu Addio Pizzo, la realtà di Addio Pizzo è una realtà interessantissima e che affonda proprio in quelle radici sociali e culturali di ragazzi che probabilmente fine anni 90, mi pare, erano indignati per tutto ciò che stava succedendo. Quindi è ancora una volta una risposta sociale Esatto. al fenomeno. Quindi diciamo, abbiamo capito che effettivamente, grazie a voi tutti, grazie a noi tutti, in qualche forma abbiamo contribuito, la parte pulita, la parte, che crede in valori differenti, in un codice differente, da quello di Cosa Nostra, abbiamo ottenuto un risultato, cioè c'è stata una vera e propria vittoria. Probabilmente, vabbè, nessuno di noi due, tu perché non ti occupi più direttamente di questi argomenti, di questo lavoro, io perché non me ne sono occupato, comunque rimane, probabilmente rimane un fenomeno ancora in qualche modo esistente. Io ti chiedo, ma è utopistico pensare un po' come con le Brigate Rosse, un po' come. Cioè, è utopistico pensare che possa sparire del tutto, oppure no? Questa è una domanda alla quale io non so rispondere, Dario, e non posso rispondere, perché è troppo complesso. Sicuramente l'associazione, in quanto associazione criminale, come abbiamo detto un attimo fa, è molto meno potente di quanto non fosse allora. Quello che bisognerebbe domandarsi è se i percorsi mentali
l'atteggiamento mentale è stato eradicato, non tanto mafioso in quanto in tale, ma del fatto, che ne so, di cercare l'amico per fare le cose, no? Cioè io devo fare una qualsiasi cosa, cerco l'amico, cerco la raccomandazione, le piccole prevaricazioni, là sta, quando abbiamo detto che Cosa Nostra è un fenomeno culturale, appunto, molto profondo, che sta negli per parcheggiare la macchina in terza fila, quando a 10 metri dal panettiere c'è il posto Sì. dove me, quello è perché tanto chi se ne frega se tu devi fare manovra per attraversare la strada. No, queste cose qui sono molto difficili da smontare. Quindi, diciamo, Falcone diceva una cosa giustissima: è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio e una fine. E questo è assolutamente vero. E dal punto di vista criminale, in qualche misura ci siamo, no? Non è finita l'esperienza mafiosa, però certo è di molto debilitata. Il fenomeno culturale, proprio antropologico, da antropologia della cultura, è più difficile da smontare, e quello quindi non te lo so dire, sinceramente. Se... Però la speranza, francamente, che ho anche io per i nostri figli, per le future generazioni, quello che in qualche modo abbiamo contribuito, ognuno nel suo, io non direttamente, però abbiamo contribuito a creare una situazione, un contesto socioculturale profondamente diverso. Siamo alle porte, ahimè, di una potenziale gravissima crisi economica. Si potrebbero ripresentare delle condizioni socio-economiche simili, causa Covid, però forse quelle condizioni socio-economiche potrebbero non essere sufficienti per dare di nuovo forza vitale a un fenomeno che affondava le radici non solo in una povertà economica, ma anche in una povertà culturale. Sì. Sono d'accordo con te, questo è vero. Se è vero che le associazioni criminali importanti come la mafia, 'ndrangheta, Cosa Nostra, 'ndrangheta e la Camorra sono molto brave, diciamo, ad approfittare del disordine per insinuarvisi, è vero anche che appunto la società del 2020 è molto diversa da quella degli anni 60. 50 Sì. dell'immediato dopoguerra, ma anche del 1980 e del 1990, siamo in un mondo completamente diverso, per cui se è vero che il rischio che ci sia, diciamo, la possibilità di un tentativo di inquinamento della ripresa economica del paese da parte delle grandi organizzazioni criminali che potrebbero provare ad infiltrarsi, è vero anche che non siamo, diciamo, culturalmente impreparati. Non come lo eravamo 40 anni fa. Su questo non Peraltro, c'ho. oggi possiamo parlare anche di una forma internazionale di mafia, non è più solo la mafia siciliana, quindi comunque la crisi globale, ma anche la presa di posizione globale di fronte a un fenomeno di così ampia Esatto. dimensione. Vai, Pier Giorgio, anche oggi ho imparato qualcosa, è stato interessantissimo ascoltarti, grazie, grazie, insomma, speriamo di poterci incontrare in futuro e parlare e ancora dare. Io chiudo con, mi porto via un senso sicuramente di chiarezza, di visione e di speranza, più che di speranza, di visione per i prossimi passaggi. Quindi grazie, hai contribuito a questo. Grazie a te Dario, ti abbraccio e saluto tutti. Alla grande. Grazie, Ciao. ciao.